Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video guida. Oggi vi spiegherò come ottenere qualsiasi Pokémon gratuitamente su Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. Vi avevo già parlato di questo metodo quando feci il video per quanto riguardava Pokémon Spada e Scudo. Comunque sia, vi rispiegherò tutto il procedimento per quanto riguarda appunto questi due remake di Sinnoh. Partiamo dai requisiti. Per prima cosa vi servirà l'abbonamento a Nintendo Switch Online, senza questo purtroppo non potrete fare niente. Vi lascio il link di Instant Gaming in descrizione, dove potrete acquistare un abbonamento ad un prezzo ridotto. La seconda cosa che vi servirà è il sito di Pokémon Showdown, dove potrete creare il Pokémon che volete poi ottenere, ovviamente nei limiti della legalità. Invece il terzo requisito è il canale Twitch di Johnny Canal, il bot che vi scambierà il Pokémon che avete creato tramite il sito di Showdown. Bene, una volta detti i requisiti, possiamo cominciare con la guida di oggi. Ok, una volta dentro il sito di Showdown, dovremo semplicemente andare su Team Builder, New Team e poi su Add Pokémon. Scegliete il Pokémon che volete avere, io in questo caso sceglierò un Magby dato che ho Diamante Lucente e Magby è esclusivo di Perla Splendente. Poi scegliete lo strumento che volete che il Pokémon abbia, io in questo caso metterò una Master Ball, l'abilità va bene così. Potete scegliere il livello, se maschio o femmina o se shiny oppure no. E potete scegliere le mosse, in questo caso io darò lanciafiamme, fuoco pugno, fuoco bomba e facciata. Poi la natura, io darò la natura modesta e qui potete scegliere anche le EV oppure gli IV come volete voi. In questo caso io lo lascerò così perché tanto è per l'avventura. Poi andate su import ed export, copiate il testo. Ritornate sul canale Twitch di Johnny Canal, incollate il testo nella chat, punto esclamativo trade. Incollate ed inviate il messaggio. Successivamente Johnny Canal vi manderà un messaggio nella chat dove vi dirà che dovrete mandargli il codice. Quindi cliccate sopra il nome Johnny Helper, premete su chat in privato e scrivete il codice scambio. In questo caso io utilizzerò 3489 3489. Lo inviate e successivamente Johnny Helper vi dirà quanto tempo dovrete aspettare. Vi ricordo che purtroppo, essendo che questo metodo è nuovo per questi due titoli, ci saranno molte persone online. Quindi per ottenere un Pokémon potrete aspettare mezz'ora come 40 minuti. Quindi abbiate pazienza. Una volta che sarà il vostro turno, parlate con l'NPC al bancone e entrate con una password. Inserite il codice che avete mandato a Johnny Helper prima. E successivamente poi una volta entrati vi basterà solamente aspettare che arrivi il bot. Infatti eccolo qui. E qui ora avrà inizio lo scambio. Potrete mandargli qualsiasi Pokémon, io manderò questo Silcoon. Ecco qui infatti il nostro Magby. Ed eccolo qui. Ora ovviamente controlleremo se è tutto come nella descrizione di prima. Ok, ora ci dirigiamo verso il PC e verifichiamo subito. Infatti, come potete vedere, è a livello 1, ha la Master Ball, natura modesta e le mosse sono quelle che avevo scelto io. E niente ragazzi, come potete vedere il metodo funziona, richiede un po' di tempo soprattutto per l'attesa, ma comunque sia funziona. Se il video vi è piaciuto e vi è stato utile vi ricordo di lasciare un like e un'iscrizione al canale se siete nuovi e noi come sempre ci rivediamo in un prossimo video. Un saluto e alla prossima!